un momento di silenzio, cominciamo, se vi accomodate per favore anche in prima fila, potete accomodarvi, iniziamo questa giornata, la prima giornata del decoro. Io mi presento, sono Davide Desario, giornalista del Messaggero e sono stato chiamato oggi a condurre in un certo qual modo quello che è questa giornata. Vi presento, anche se non hanno, diciamo, bisogno di presentazioni, le persone che sono qui a fianco a me. Alla mia sinistra l'assessore all'ambiente Marco Visconti, più in là abbiamo il presidente della commissione ambiente di Roma Capitale, Andrea De Priamo. Questa poltrona sta attendendo il sindaco che sta arrivando. Poi abbiamo Monica Lucarelli, della presidente della Fondazione Insieme per Roma. E poi abbiamo Luigi Di Gregorio, che è il direttore del Dipartimento Comunicazione di Roma Capitale. Ora, dunque, questa è la prima giornata del decoro, un'iniziativa che è mirata in un certo qual modo a portare l'attenzione, a sottolineare quello che è un tema fondamentale per questa città, per i cittadini. È un tema che io definirei, come dire, né di destra né di sinistra, perché non credo che ci possa essere un interesse politico, ma soltanto un interesse civico quando si parla di decoro. Sono contento di essere stato chiamato a raccontare questa giornata, perché come Messaggero, giornale di Roma, noi abbiamo fatto delle campagne fortissime, ci siamo fatti portavoce di quelle che sono state le segnalazioni, le lamentele, a volte anche i complimenti, rarissimi, dei cittadini per quelle che sono state le varie amministrazioni che hanno guidato questa città. Il decoro è una cosa importante per la qualità della vita dei cittadini. Innanzitutto partirei proprio da questo. Noi, ripeto, il decoro è una campagna importante che spesso sembra debba essere legata soltanto al cuore della città, al salotto buono, al centro storico. In realtà vi posso assicurare che come giornale, come Messaggero, noi abbiamo grandissime segnalazioni da tutti i quartieri, da quelli più periferici fino a quelli di cintura, perché c'è voglia fortissima di decoro, perché vivere bene il proprio quartiere è fondamentale, soprattutto per le famiglie, per le persone magari anziane che si muovono meno e quindi vivono la loro zona andando magari alla posta piuttosto che per negozi. È importante, davvero fondamentale, la qualità della vita, la qualità di quello che c'è intorno. Oggi noi presentiamo questa prima giornata del decoro, ma proprio partendo dai cittadini, ovvero presentiamo un sondaggio che è stato effettuato da Full Six. Per gli addetti ai lavori c'è una cartellina stampa che potete ritirare al desk, un sondaggio effettuato proprio per ascoltare innanzitutto la voce dei cittadini. Vi ricordo che in questo momento i lavori di questa giornata possono essere seguiti su internet, in diretta, su diversi siti, sul sito che è stato creato appositamente per quello che è questa campagna, ovvero Roma è la nostra casa, rispettiamola.it, sul blog del sindaco Alemanno 2.0, sul blog dell'assessore Visconti, anche sul sito internet www.noiroma.it. Quindi, come dire, c'è modo di essere informati adeguatamente, capire al meglio, perché più si conosce, più magari si è in grado anche di fare osservazioni, comunicare e condividere quelle che sono le esigenze, le necessità, i bisogni di ognuno di noi. Quindi, se siamo in grado, siamo pronti, io farei partire innanzitutto questo primo video che ci racconta un po' in sintesi il sondaggio che è stato realizzato ascoltando 2000 residenti di questa città. Vediamolo, grazie. Thank you.
in 19 municipi grandi come città, vivono 2 milioni e 800 mila persone. Come si vive nella città eterna? Lo abbiamo chiesto a 2000 residenti ed ecco la sintesi, a tratti sorprendente, dei risultati. Cominciamo dalla percezione della qualità della vita. Il 66,3% ha espresso un giudizio positivo sulla qualità della vita nella città, che arriva al 73,9% quando si è chiesto lo stesso giudizio relativo al municipio in cui si vive, con una differenza tra i due dati di ben 7,6 punti. Questo significa che ciò che vivi nel tuo quartiere è sempre migliore rispetto a quello che viene rappresentato sulla città. Abbiamo parlato della percezione, ma ora veniamo alle principali priorità dei cittadini romani. Per 4 romani su 10, la priorità principale è rappresentata dalla manutenzione delle strade. Il 22,4% invece riguardano interventi su viabilità e traffico. E come terza, il 14,5%, riguarda interventi di miglioramento sul trasporto pubblico. Ma ora veniamo alla soddisfazione di alcuni servizi importanti e fondamentali per la città. 4 cittadini su 10 sono molto o abbastanza soddisfatti della pulizia della città. La soddisfazione scende al 35,9 se parliamo della manutenzione delle strade, che del resto è una priorità, come abbiamo visto prima. Quasi il 42% esprime un giudizio positivo sulla manutenzione del verde pubblico, ma il dato più significativo riguarda uno dei servizi su cui Roma punta, la raccolta differenziata, che non a caso arriva al 45,6% di soddisfazione. E dal 2007 la differenziata a Roma è passata dal 17% al 25%. In 3 anni sono aumentati del 1300% i cittadini coinvolti in questo servizio. Infine, abbiamo rilevato che il 37,6% degli intervistati frequenta abitualmente parchi e giardini della città ed il 69,1% dei cittadini si dichiara soddisfatto della qualità e quantità del verde pubblico a Roma. Per chiudere e comprendere quanto la gente si senta coinvolta e responsabilizzata sul tema della pulizia e il decoro della città, vi lasciamo con un ultimo dato plebiscitario che ci rivela che il 90,9% dei cittadini ritiene che ci sia bisogno di un maggiore senso civico. E allora, Roma è la nostra casa, rispettiamola. Allora, abbiamo visto il risultato di questo sondaggio. Partiamo dall'assessore. Cosa ne pensa di quello che dicono i romani? Io credo che i romani abbiano ragione, però c'è anche da dire una cosa, che è interessante vedere come la maggior parte dei cittadini romani poi si renda conto che è colpa anche di tutti noi, perché anche gli assessori sono cittadini, così non si offende nessuno, e che quindi dovremmo avere maggior senso civico. Noi abbiamo voluto lanciare questa giornata del decoro per un motivo estremamente semplice. Una città grande come Roma, che non la possiamo paragonare né a Milano né ad altre città, è una città enorme, immensa. È una città che se ognuno di noi non capisce che deve avere maggior senso civico, noi possiamo chiedere di mettere in campo più vigili urbani, più AMA, più questo, più quell'altro, ma non raggiungeremo mai quel livello di decoro che una città importante, storica, come Roma, ha bisogno. Cioè, mi sta dicendo che, come dire, si può pulire quanto si vuole, però fondamentalmente, diciamo, è meglio prevenire. Guardi, cercare di non sporcare. Le racconto, ogni cittadino... Io sono una persona che nasce nel territorio come presidente di circoscrizione prima e poi municipio, e racconto quello che dicono tante volte i cittadini. Dice: perché hai buttato la carta per terra? Perché tanto passerà qualcuno a raccoglierla, c'è qualcuno pagato per raccoglierla. Ecco, questa è ancora
purtroppo la mentalità che tante volte abbiamo. Diciamo che sta cambiando, e questo lo abbiamo visto anche per quanto riguarda la raccolta differenziata, che fino a pochi anni fa veniva vista come una imposizione da parte dell'amministrazione. Oggi ci sono alcuni quartieri, ne siamo testimoni col collega presidente della Commissione Ambiente Andrea De Priamo, ci sono interi quartieri che ci chiedono perché non iniziate anche qui da noi la raccolta differenziata, per cui sta cambiando. Noi poi abbiamo anche lanciato uno slogan, diciamo, chi sporca paga, perché poi dobbiamo anche immaginare che tutte queste mini discariche abusive che ci sono purtroppo tante volte in ogni angolo buio di qualche periferia, queste poi costano. Quindi la pulizia di tutte queste zone, queste piccole bonifiche, costano all'amministrazione, che ovviamente sono soldi dei cittadini che magari si possono investire sulle strade, sulle scuole, in altri ambiti. Per cui questo è il messaggio che credo debba passare. Ognuno di noi deve capire che ogni azione ha poi una conseguenza. Quindi io sporco Roma, la conseguenza è che dobbiamo investire di più, e quindi, vista la scarsità di risorse che ormai in tutto il mondo, ma in particolare in Europa e in Italia, ormai abbiamo come amministrazioni, se si continua a dire aumentiamo chi pulisce, aumentiamo questo, aumentiamo quest'altro, bisogna avere anche un bilancio infinito. Ecco, per carità, siamo tutti d'accordo, anche se, passatemi la battuta, a Roma è un po' complicato, perché mentre ci sono, diciamo, città del nord Europa dove le regole vengono per una questione di cultura civica rispettate, ci sono altre zone, magari altre città del sud Europa, dove le regole non vengono assolutamente rispettate. A Roma i romani, è quasi risaputo che i romani sostengono che le regole vanno rispettate dagli altri. Quindi ognuno di noi si arrabbia se il vicino di casa fa una cosa, però poi a sua volta magari no. Quindi ed è questo poi un modo, è bellissimo quando uno va alla posta, si arrabbia con quello che è stato dall'altra parte dello sportello, però poi lui a sua volta magari lavora in banca e fa la medesima cosa. Cioè pensare di poter cambiare facilmente la mentalità dei cittadini non è semplicissimo, e soprattutto io credo che, per carità, ognuno deve fare la sua parte, i cittadini, noi per prima, ma vorrei sapere ad esempio dal presidente della Commissione Ambiente, secondo lei il comune, le persone che noi abbiamo in un certo qual modo delegato a gestire la cosa pubblica, sta facendo tutto quello che può? Beh, ovviamente è una domanda importante, che necessita insomma di una risposta seria e sincera. Io credo che sia di tutta evidenza che il Comune Roma Capitale, in particolar modo in questi ultimi anni, sta mettendo in campo tutto quello che può mettere, nel senso che non solo si lavora ovviamente in un discorso di risorse difficile, sul quale stiamo comunque dando attenzione a questo tema, attenzione centrale da parte del sindaco, da parte dell'assessore e di tutta l'amministrazione, in ogni occasione in cui abbiamo dovuto un po', gestire questa corta coperta delle risorse a disposizione, siamo stati tutti d'accordo nel ritenere comunque il tema del decoro, il tema della tutela dell'ambiente fondamentale, perché poi attiene alla qualità della vita, come abbiamo visto anche da questo sondaggio, di ogni cittadino. Oltre a questo sono stati messi in campo strumenti nuovi, e penso in particolar modo a tutto il tema del decoro, al nucleo del decoro che insomma sotto l'assessorato all'ambiente sta portando avanti un lavoro di coordinamento, che è quello che spesso è mancato, ovvero sappiamo, appunto, giustamente veniva detto, è difficile governare una città come Roma, è difficile portare avanti questi temi in una città come Roma. Spesso il problema è proprio l'assenza di coordinamento, magari da AMA, qui ci sono il presidente, l'amministratore delegato dell'AMA che saluto, ma Polizia Municipale, dipartimenti. Credo che lo sforzo principale, e la cosa su cui a mio avviso sono stati raggiunti finora i risultati migliori, è quella di dare un coordinamento a tutto ciò, e aggiungo naturalmente, tornando anche un po' al tema principale, con l'attenzione a tutto questo mondo che per fortuna è in grande crescita, dei comitati, delle associazioni, dei blog, che
oggi è una grande nota di differenza rispetto al passato, perché ovviamente ci sono sempre state associazioni e comitati sul territorio, ma oggi nell'era di internet e dei social network c'è molta più preparazione da parte di queste realtà, che ci stimolano e che ci controllano e che sono appunto anche competenti, e quindi ci danno anche spesso delle soluzioni in modo costruttivo, non si limitano alla protesta. Quindi io su questo vedo un netto miglioramento, per rimanere alla domanda. Ecco, parlavamo no, chi sporca paga, assessore. Io insomma, lavoro al Messaggero e devo dire che ancora funziona molto il rapporto con i cittadini, le telefonate, i fax, soprattutto le email oggi. Ci chiamano, ci fanno mille segnalazioni, ovviamente è raro che il cittadino chiami perché qualcosa funziona, il cittadino chiama perché si lamenta. E quindi si lamenta di tutto, si lamenta anche magari quando arrivano troppe multe, che ci sono troppe cose da pagare. Io devo dire la verità, io non ho ricevuto, non ho contattato, non ho conosciuto ancora una persona che sia stata multata o perché ha gettato fuori dai cassonetti i rifiuti, o perché per strada ha buttato il cartone della pizza, o perché ha pensato bene di portare il suo cane a spasso per una strada e lo ha lasciato libero di fare quel che vuole. Queste multe ci sono, non ci sono, le state facendo, e soprattutto c'è qualcuno che le paga? Allora, io capisco che arrivi... Anzi, mi permetto, facciamo una prova. C'è qualcuno qui in sala che ha mai ricevuto una multa? Nessuno, neanche uno. Perché sono tutti bravi cittadini. Sono tutti bravi cittadini. Allora, siccome Desario è bravo perché come al solito non fa sconti a nessuno, per cui lo sapevo che stamattina sarebbe stata una mattinata impegnativa, e questo mi fa piacere perché noi non vogliamo sconti, però vogliamo anche dire che abbiamo delle statistiche, dei numeri importanti, perché come diceva il collega De Priamo, noi abbiamo un nucleo di decoro urbano, ho creato prima che arrivassi io, che è un nucleo di decoro urbano che funziona. Qui abbiamo il direttore del Dipartimento, il dottor Profeta, insomma, che ci ha lavorato sopra, abbiamo Anselmo Ricci, abbiamo il dottor Tancredi, abbiamo Lama, insomma siamo riusciti a creare un coordinamento vero di tutto ciò. A me invece sono arrivate delle segnalazioni, non sul quotidiano Il Messaggero, ma su altri quotidiani, addirittura sono stato attaccato perché abbiamo messo le famose sentinelle del verde in alcuni parchi, e le guardie ambientali, i volontari insieme al nostro nucleo di polizia municipale, i PICS, hanno proprio fatto le multe a chi portava il cane senza guinzaglio, a chi non raccoglieva le deiezioni canine, addirittura a un cane che si faceva un bagno nella fontana a Villa Borghese, e sono stato personalmente attaccato con un bell'articolo su un quotidiano, un importante quotidiano romano, dove mi si diceva: adesso dovete far cassa con le multe, fate addirittura le multe a chi porta il cane senza guinzaglio o a chi non raccoglie. Questo per dire che poi, prima che entra nella mentalità del cittadino un comportamento virtuoso, ce ne vuole. È ovvio, noi abbiamo 45 vigili, 60 vigili, il nostro nucleo è questo, per cui siamo distribuiti un po' su tutta Roma. Per quanto riguarda poi, voglio dire, per esempio anche la campagna contro il manifesto selvaggio, non so se ricordate, fino a pochi mesi fa in tutti i semafori di via Tuscolana, di via Appia, c'erano queste locandine attaccate, ma anche gli stessi traslocatori che impecettavano tutta Roma. Ecco, poi c'è stata un'importante azione di polizia giudiziaria, sono stati denunciati per danneggiamento, è stata conclusa un'importante indagine, si è visto che c'è un racket dietro, abbiamo denunciato. Insomma, è ovvio che 6.000 interventi effettuati da novembre ad agosto, da novembre 2010 ad agosto 2011, sono tanti, è ovvio, ma rapportati alla città ovviamente sono una goccia in mezzo al mare. Però un primo segnale lo abbiamo avuto, perché manifestino selvaggio è calato drasticamente, coloro che attaccano traslochi e quant'altro sono calati drasticamente. È ovvio che poi bisogna fare sempre di più, io questo lo so e noi ci impegniamo quotidianamente, però questa giornata parte proprio da questo, perché anche poi nel pomeriggio l'incontro con i blogger, perché noi non vogliamo sconti da nessuno come amministrazione, noi
ci mettiamo a confronto, siamo aperti, parliamo con tutti, vogliamo ragionare con tutti, però poi ci deve essere anche un'assunzione di responsabilità da parte del cittadino. L'altro giorno leggevo su un giornale un cittadino che diceva: in un angolo buio del mio quartiere hanno scaricato alcune tavole di Eternit. Vorrei sapere Ama, che è deputata a pulire la città, quando arriva. Come se fosse normale abbandonare l'Eternit in un angolo buio di una zona di Roma, e pretendeva quindi la colpa di Ama, qual era? Quella di non andare a raccogliere l'Eternit, che qualche delinquente, perché chi abbandona l'Eternit si deve chiamare delinquente, perché sapete che l'Eternit è una cosa dannosa alla salute, fa venire il tumore al polmone, il mesotelioma, quindi tu che fai? Non è che dici te la prendi col cittadino che ha scaricato l'amianto o la tavoletta di Eternit, te la prendi con Ama che non pulisce. Ecco, questo, diciamo, questo deve, il cittadino, perdonami, deve passare, questo un po' non può senza, essere non senza può essere, dubbio, però come una sera io rientro a casa nel quartiere, diciamo, no, la Balduina, e ho dovuto dare la mano a un operatore dell'Ama perché alle 9:30 di sera qualche buon tempone ha scaricato un materasso matrimoniale a fianco al cassonetto. Cioè, ragazzi, ma non ci, cioè, questo, ecco, quindi deve passare questo. Noi non ci facciamo sconti, per cui siamo aperti, il Messaggero, Corriere, tutti i giornali ci inondano di mail, di segnalazioni, e sicuramente il nostro impegno deve essere ancora maggiore, il nostro, di Ama, dei nostri vigili, di tutti, anche perché si sono raggiunti questi risultati in questi anni, in particolare negli ultimi mesi, e perché c'è stata, e voglio ringraziare tutti, dall'Ama ai vigili urbani, al servizio giardini, ma all'ultimo amministrativo che ha potuto firmare un atto, perché se non c'è un coordinamento e non c'è una voglia e passione, attenzione, se non c'è voglia e passione, questi risultati che noi abbiamo raggiunto non si raggiungono. Sì, però abbiamo detto, dobbiamo specificare due cose: il cittadino che ha telefonato o ha scritto lamentandosi dell'amianto magari è un cittadino che ha senso civico e non è lo stesso che lo ha scaricato, è magari un cittadino che chiede alle persone che sono deputati di, tra virgolette, difenderlo. Non può essere il cittadino, anzi ringraziamo, secondo me, del momento in cui si ha fatto questa segnalazione. Il rapporto con i cittadini, con i comitati, con le realtà locali è fondamentale, perché una città così vasta, che è 16 volte Milano, ha assolutamente bisogno di sentinelle civiche, di persone che conoscono il territorio e che magari possano indirizzare al meglio quelle che comunque, per una questione ormai sotto gli occhi di tutti, di crisi, con dei fondi magari economici limitati, bisogna sfruttare al meglio gli interventi, e quindi magari i propri cittadini sono le prime persone che possono e devono aiutarci. Ci devono aiutare, vi dobbiamo aiutare. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Ci dobbiamo aiutare magari trasferendo il più possibile un senso civico di rispetto per la città. Ed è questo che credo sia il senso fondamentale della campagna che oggi viene lanciata. Una campagna che viene lanciata su tutte quelle che credo siano le forme di comunicazione che possono raggiungere i cittadini, tranne il piccione viaggiatore, credo che l'abbiate pensate tutte. Comincerei, se è possibile, facendo ad esempio ascoltare lo spot che verrà diffuso nelle principali emittenti radiofoniche della città. Noi sappiamo quanto le radio sono ascoltate, perché quando, ahimè, ci incolonniamo in macchina sulla Cristoforo Colombo o sulla Casilina, sulla Via del Mare piuttosto che sull'Aurelia, gli unici che ci tengono compagnia alla fine sono, a parte il cellulare che non si può usare se non all'auricolare, comunque via, è la radio, quindi magari alla radio ci arriva il messaggio, lo ascoltiamo? È il nostro spazio di casa, è il luogo degli affetti. Tra le sue mura si svolge la nostra vita. Ci amiamo, ci ritroviamo, ci divertiamo. È il posto più bello del mondo, è la nostra casa, la nostra vita. Costruiamola con un po' di semplici gesti, come non usare la figlia terra, fare una raccolta differenziata, tutelare le arredi e degli abusi, segnalare il caso di Italia. Roma è la nostra casa, rispettiamola. Campagna a cura di Roma Capitale, assessorato alle politiche ambientali e del verde urbano.
questo è lo sport radiofondo, bello lungo, tante cose da dire. Vediamo invece magari quello, ne è stato realizzato anche uno video, quindi sarà visibile, se non sbaglio, nel circa 200 sale cinematografiche della capitale, prima di film, poi in questo periodo, quindi adesso arriva il Natale, si sa, il boom di spettatori nelle sale cinematografiche, ma anche visibile su alcune emittenti televisive, su internet, su YouTube. Quindi se nonostante il sole, che spacca oggi calorosamente, riusciamo a vedere anche lo spot. È il bello della diretta. Questo è il bello della diretta, lo spot, quello video dovrebbe essere il modo. Molto bello. La domanda subito, ma poi avete tolto il divano? Non è che è rimasto? No, l'abbiamo messo in un angolo buio della nostra città, incolpando l'ama di non averlo ancora tolto. No, devo dire che è molto bello, forse molto veloce. Lo possiamo rivedere di nuovo? Sarebbe piacere. Io lo vedo pure il sindaco, aspetta un attimo che insomma facciamo in contemporanea con l'arrivo del sindaco. Approfittiamo di questa concomitanza, certe volte rivediamo lo spot di fuori, eccolo qui. No, riproviamo. Molto bello, non l'avevo visto, c'è anche una bicicletta che passa, che è un segnale non da poco, è un segnale importante quando parliamo di ambiente, no? C'è bisogno sicuramente anche di questo. Certo, te, non dicete, il salotto, fare in bicicletta in salotto, insomma, io ho bisogno di fare tanto. No, l'ho già detta, questa è la chiesa, se poi l'avevate tolto il divano dal... Allora, dopodiché vorrei vedere subito anche l'altro che ci dice un po' qual è l'impatto di questa campagna per raggiungere il più possibile i cittadini. Poi vorrei delle informazioni a riguardo. Thank you.
sono finiti, non li facciamo vedere più. Allora, cominciamo, vorrei a questo punto approfitto, prima di ascoltare il sindaco, di ascoltare da Luigi Di Gregorio, che è il direttore del Dipartimento Comunicazione Roma Capitale, un po' di particolari su questa campagna. Dicevo che avete adottato davvero tutti, penso, i mezzi possibili per raggiungere i cittadini e cercare di trasmettere questo messaggio positivo e di condivisione del rispetto della città. No. Sì. Funziona? Sì, questo medley molto ritmato e coinvolgente ha, diciamo, raccontato in breve panoramica tutti i mezzi da noi adottati per questa campagna. Credo di poter dire, senza timore di smentita, che è la campagna più multimediale e multicanale mai pianificata dall'amministrazione capitolina. Perché si va, come avete visto, dai mezzi classici delle campagne di un'amministrazione locale, come possono essere le affissioni o le inserzioni sui giornali o gli spot radiofonici, a mezzi un po' meno tradizionali per un'amministrazione locale come gli spot video. Ricordava prima giustamente il nostro moderatore che andremo in 207 sale cinematografiche su Roma per un mese e mezzo prima di ogni proiezione di ogni film. Poi andremo sulle TV locali, c'è tanto web, c'è anche social network, sono anche i social network, c'è una pagina specifica su Facebook legata a questa iniziativa, ma poi ci siamo spinti oltre. Ad esempio c'è un'innovazione assoluta per noi, che è quella dell'utilizzo del QR code su tutte le affissioni. Ecco, no, spieghiamolo, perché allora, come vedete su tutti i manifesti, cartoline che verranno diffusi, in basso a destra trovate quel quadratino con il bianco e il nero, che è, diciamo, l'evoluzione del codice a barre in un certo qual modo. Ecco, oggi che soprattutto i giovani, che magari sono un po', forse per certi versi un po' meno attenti a quello che è il decoro della città, lo dico per esperienza personale, nel senso che magari io certe cose non le vivo o non le ho vissute sempre con una certa attenzione, ho visto negli anni invece l'evoluzione, ad esempio, di mio padre, che adesso che è in là con gli anni è attentissimo sia al decoro della città, è cattivissimo, se adesso gli darò il numero di telefono per telefonare farà centinaia di segnalazioni per quanto riguarda il suo quartiere, ma devo dire che sta trasmettendo ad esempio ai nipotini un segnale molto importante. Ecco, i giovani invece magari sono un po' più distratti, hanno altro a cui pensare, e però li si può raggiungere con questo sistema. Il telefonino è ormai per loro l'aria, è qualcosa di fondamentale per i ragazzi, il telefonino. Con il telefonino, inquadrando quel codice, automaticamente si potranno collegare, vedere il video, avere informazioni e a loro volta poter fare anche segnalazioni. Insomma, è un modo per cercare di catturare anche una realtà spesso distante, difficile, impenetrabile, impermeabile a quelle che sono magari le forme di comunicazione istituzionali. Prego. Esatto, quindi questa è una delle, diciamo, innovazioni di questa campagna. E poi avete visto appunto nella panoramica dell'ultimo video, ci siamo spinti oltre, siamo arrivati, questa l'abbiamo già presentata in realtà, ad un nuovo allestimento dei cantieri che prevede appunto, tra le altre cose, un fascione in PVC in 10 lingue lungo tutto il perimetro dei cantieri più importanti in città. Sempre nei cantieri più importanti città c'è, cioè, secondo me, una grande presa di responsabilità dell'amministrazione, laddove ha deciso di collocare dei contatempo e quindi dimostrare appunto quanta attenzione anche alla consegna in tempo dei cantieri ci sia da parte dell'amministrazione. E poi abbiamo visto anche le cartoline, sono cartoline informative istituzionali a firma sindaco, anche lì dove c'è appunto un impegno chiaro per tutti i residenti nelle zone dei cantieri più importanti, in cui il sindaco dice: entro quella data io consegnerò quest'opera. Quindi tutto questo per dire che appunto il concept di questa campagna, l'abbiamo in realtà già anticipato prima nel dibattito con l'assessore Visconti, è proprio, come dire, la volontà di un cambio di paradigma, cioè tutti insieme, ecco perché la nostra casa, l'amministrazione da una parte e i cittadini dall'altra, tutti insieme dobbiamo lavorare per il rispetto della città e il recupero del senso civico. Secondo me tutto ciò oggi peraltro è, come dire, in piena convergenza e concomitanza con un clima nazionale in realtà che si è creato proprio di
coesione nazionale, di rispetto reciproco, secondo me, di interesse generale. Le faccio una domanda, poi volevo sentire subito il sindaco, perché tra l'altro sia i banner per i cantieri, il contatempo è stato lanciato in questi momenti con il cantiere di Piazza Vittorio di Cavour, ma anche a Piazza San Silvestro. Io il pannello l'ho già visto e ho visto anche uno straniero che lo commentava, devo dire in maniera abbastanza, come dire, soddisfatta. Si è sentito forse, non so, un pochino pure lui a casa sua. Però volevo sapere, naturalmente questa campagna ha dei costi. Allora la domanda semplice è: il costo, il gioco vale la candela? Cioè voi pensate che spendendo questi soldi in questa maniera in realtà il risultato che si otterrà sia diciamo valido al punto tale, insomma, da giustificare la spesa? Intanto questa campagna ha dei costi molto ridotti, perché siamo riusciti in realtà ad integrare dietro questo concetto, questo concept, tutta una serie di attività già messe in campo. Per esempio l'assistente dei cantieri non è al posto dell'amministrazione, il piano mezzi, che è molto ricco e abbiamo visto molto vario, ha comunque avuto, diciamo, un trattamento ottimo per l'amministrazione. Per esempio, faccio un caso, su Dimensione Sono Roma ci ha offerto 8 spot al giorno per 10 giorni, e anche dei banner sul loro sito web. Quindi diciamo c'è stata anche una grande collaborazione da parte di chi appunto vende spazi pubblicitari all'amministrazione per abbattere sensibilmente i costi. Questo secondo me è un altro segnale che dietro una campagna di sensibilizzazione così importante è evidente che già appunto nel momento della, tra virgolette, trattativa per queste campagne si è sentiti, come dire, in dovere di venirsi incontro, coinvolto il tema, diciamo, di sensibilizzazione per gli interessi. Allora, però, prima di ascoltare il sindaco, anche perché insomma è una questione di cavalleria, e siccome stiamo parlando di coinvolgimento, io volevo ascoltare da Monica Lucarelli, presidente della Fondazione Insieme per Roma, una fondazione neonata. Questa campagna naturalmente vi coinvolge in prima persona in un certo qual modo, nel senso che vi sentite parte in causa assolutamente, perché voi vi occupate di iniziative per il decoro. Sì, senz'altro. Ecco, si sente? Sì. Coinvolge noi e coinvolge tutti i cittadini. Io penso che una campagna come questa, così capillare, possa portare effettivamente dei risultati concreti solo se ogni cittadino, ogni comitato di quartiere, ogni associazione verrà effettivamente coinvolta in una maniera attiva con un effetto moltiplicativo, perché altrimenti resta una campagna per un tot di tempo, ma poi tutto sommato dopo passa l'effetto. Invece è importante che ognuno di noi che vive la città si senta effettivamente parte attiva nel promuovere anche con chi è più vicino, chi è meno attento, chi è meno sensibile, questi temi che sono temi fondamentali. E vorrei partire proprio dai cittadini, perché devo dire sì, l'associazione, la fondazione è neonata, perché siamo poi nati ufficialmente i primi di giugno e quindi non abbiamo neanche 6 mesi di vita, però devo dire già camminiamo, siamo molto molto veloci, e devo dire che in questi mesi abbiamo incontrato tantissime associazioni, tantissimi comitati, tantissimi cittadini che hanno voglia di impegnarsi. Mi permetto di dissentire sul fatto che i giovani sono meno attenti rispetto alle persone adulte, anzi io devo dire che ho avuto una bellissima esperienza, proprio incontrando, ed è qui presente un ragazzo, un paio di settimane fa è venuto a uno dei nostri incontri con le associazioni, appunto i comitati di quartiere, e in maniera totalmente, devo dire, spontanea e onesta ha detto, questo ragazzo ha circa 20 anni, se non sbaglio, Alessandro, che sta qua, e mi ha detto, sai, io ero uno di quelli che andava a fare queste stupidaggini, andavo a scrivere sui muri, poi tutto sommato io non mi rendevo conto effettivamente di che cosa stessi facendo di male, per me era un gesto come un altro e lo facevo in maniera un po' superficiale. Poi ho incontrato una signora che si occupa di Rebecca Spitzmiller, che si occupa di un'associazione che è molto attiva qui su Roma, che è Retake Roma,
che nasce proprio sulla scia di altre esperienze internazionali che si occupano di andare a ripulire i muri degli edifici privati, perché come sappiamo tutti quanti l'amministrazione non può andare a fare azioni sui muri privati degli edifici, che invece sono molto spesso sporchi, specialmente in alcune aree delle città. Dice, mi ha fatto appassionare a questo nuovo modo di utilizzare il pennello, quindi fare del bene invece che fare del male. E lui si è appassionato a questa cosa, mi ha detto, perché non coinvolgiamo tanti giovani come me? Perché sono convinto che ci sono tanti giovani che fanno questa cosa un po' per noia, un po' perché non si rendono conto effettivamente. Allora io credo che tutti quanti, partendo dai giovanissimi, dai bambini che con i comitati di quartiere che ho incontrato, con le associazioni sono molto attivi, no? Perché sono delle spugne, assorbono tutto, tutti i messaggi positivi e si affezionano anche ai loro parchi più puliti, alle loro città pulite, si fanno loro stessi promotori di dire a qualcuno che butta la sigaretta per terra, guarda hai buttato la sigaretta perché non la butti nel cestino, piuttosto che al cane che il padrone lascia la deiezione per terra. Io credo che noi dovremmo proprio partire da loro e allora la fondazione sta lavorando proprio su questo. E, noi abbiamo lanciato una giornata che sarà il 4 dicembre, che abbiamo chiamato giornata della cortesia, che è proprio il trasmettere un modo cortese di vivere la città. Scusami. Il 4 dicembre. Le associazioni e i comitati di quartiere con i quali siamo in contatto ci stanno mandando i progetti che vorranno fare in occasione di quella giornata. La fondazione si occupa di mettere in rete questi comitati, di far emergere le centinaia e centinaia di azioni positive che quotidianamente vengono messe in atto da comitati, da associazioni e da cittadini, e ce ne sono tante, proprio per farle emergere e utilizzarlo anche un po' come marketing virale, cioè di incentivare attraverso l'esempio e l'emulazione positiva altri quartieri o altre associazioni a fare e compiere azioni che qualcuno ha già fatto prima di loro, e ci sono veramente delle esperienze bellissime. Certo, dall'altra parte, dall'amministrazione che sta dimostrando una sensibilità forte su questi temi, con tutto quello che è stato detto fino adesso, ci si aspettano poi delle risposte, diciamo, un po' veloci, nel senso, nel momento in cui un comitato, un'associazione... Ti faccio una domanda, allora, voi avete fatto questa fondazione, sì. Quindi inevitabilmente vi siete, da un punto di vista, messi in comunicazione, come hai detto, con i cittadini, con i comitati, eccetera, eccetera, dall'altra però avete cercato di mettervi anche in comunicazione con l'amministrazione, sì. Senza sconti. L'amministrazione come risponde? Come sta rispondendo? Allora, sta rispondendo, noi stiamo lavorando con il Dipartimento Giardini e con l'Assessorato all'Ambiente, con l'Assessorato all'Educazione, ai Giovani e alla Famiglia, stiamo lavorando per fare un progetto per i bambini, quindi nelle scuole a partire da gennaio, poi verrà lanciato il 1° dicembre. E stanno iniziando a rispondere, il dottor Profeta che è qui davanti viene tempestato di telefonare dalla sottoscritta almeno 2 o 3 volte al giorno, e quindi devo dire che stiamo instaurando una modalità operativa. Proprio oggi stavamo parlando di avere un ufficio di riferimento per la cittadinanza attiva, cioè per tutti coloro che attraverso la fondazione abbiano voglia di impegnarsi. E una delle campagne che noi lanceremo è quello di adotta la tua strada, che è nata proprio dalla indicazione e dall'idea di un paio delle associazioni con le quali siamo in contatto. L'idea è che se ognuno si adottasse un pezzo della propria strada, tutto sommato la città sarebbe più pulita e lo sforzo da mettere in atto sarebbe, se vogliamo, piccolo. Dall'amministrazione poi ci si aspetta che se uno dà un'indicazione di una fissione abusiva da togliere piuttosto che un qualche cosa da sistemare, ci sia una risposta abbastanza veloce. Qua chiudo dicendo che poi io credo che molto spesso i cittadini prendano per negativi dei tempi che sono in realtà tecnici, per esempio per togliere una carcassa di una vettura piuttosto che di un motorino abbandonati c'è bisogno di fare una serie di controlli e di tempi. Allora questi tempi forse andrebbero comunicati, perché se il cittadino sa che a fronte di una telefonata ci vogliono poi tecnicamente 3 mesi per poter fare la rimozione di un numero qualunque, e 3 mesi, 1 mese, 10 giorni, 6 mesi, non so quanto sia il tempo giusto, probabilmente se poi invece di 3 mesi ci vogliono 2 mesi e 20 giorni è un successo. Se invece io non so e mi aspetto che a fronte di una telefonata la risposta ci sia il giorno dopo, la settimana dopo, i 2 mesi e 20 giorni sono un insuccesso. Quindi su questo probabilmente bisognerebbe fare insieme anche qui all'amministrazione, ma io sono certa
che ci sarà questo tipo di azione congiunta, di dare anche le informazioni giuste, una sorta di tabella sulle azioni e la reazione da parte dell'amministrazione. Prima di passare la parola al sindaco, ancora una cosa, perché nell'attesa che abbiamo cominciato un po' più tardi, ho venuto a conoscenza di una storia carina che diciamo anticipa questo addetto a una strada. A Largo Messico, zona Parioli, ci sono dei cittadini che praticamente hanno preso veramente la manutenzione dell'area e con una collaborazione molto stretta col dipartimento. In particolare il dipartimento li aiuta, magari gli fornisce le piante, quindi invece che il comune che va le mette lui, le dà ai cittadini, che quindi hanno un coinvolgimento. Ora io credo che ci sia un sì, ci sono le signore di Largo Messico. Possiamo dargli per cortesia il microfono, volevo sentire com'è la storia. No, dammi questo qui. Se la signora se la sente, di raccontarti soltanto come funziona. Dunque, la nostra è una bella esperienza condivisa, della sinergia tra la circoscrizione, i cittadini e il comune. Quindi quello che noi facciamo, realizziamo, è raccogliere i soldi fra tutti i cittadini che abitano a Largo Messico e fare la manutenzione ordinaria del giardino. Sostanzialmente ogni settimana viene una ditta di giardinieri, pulisce il largo, mantiene le piante, dà dei disturbanti se ne hanno bisogno, e il comune invece semestralmente si fornisce le piantine che noi apponiamo nel prato e rendiamo, quindi credo un servizio alla cittadinanza e anche a noi che ci abitiamo, insomma. Mi dicevano che funziona molto, cioè che funziona benissimo, assolutamente, anzi colgo l'occasione per invitare il nostro sindaco a visitarlo, perché veramente vale la pena. Allora, mi aveva colpito questa storia, l'ho voluta far ascoltare a tutti quanti, io non la conoscevo. Allora, sindaco, abbiamo visto prima il sondaggio, in realtà è un sondaggio su 2000 residenti, dove evidentemente i romani sostengono che il principale problema sono proprio loro stessi, cioè che non tengono pulita la città. Però di fatto comunque non c'è particolare soddisfazione per quello che è il decoro, la pulizia dei giardini, delle strade e via dicendo. Ho chiesto prima a De Priamo, presidente della commissione, se effettivamente l'amministrazione sta facendo tutto quello che può per il decoro della città. Che cosa hanno risposto? Ha risposto che sta funzionando molto il coordinamento, ma che sicuramente si può fare di più. Allora, innanzitutto grazie. Io volevo cominciare questo mio intervento facendo un grande ringraziamento all'assessore Visconti. Devo anche dire che sono un po' preoccupato, perché quando l'ho nominato assessore lui era molto contento, ma io sono molto preoccupato perché temo da un giorno all'altro qualche attacco cardiaco, altre cose che sta correndo la città avanti e indietro, proprio per dare una grande scossa a tutti i servizi di pulizia e di decoro, e quindi sta somatizzando il problema, per cui siamo qui anche per aiutarlo a, cioè, evitare di essere in qualche modo, avere un risentimento di impegno di salute in questo suo grandissimo impegno. A parte gli scherzi, il punto qual è? Il punto è che noi abbiamo una necessità di fare una grande mobilitazione su questa sfida del decoro della pulizia. E questa grande mobilitazione sicuramente parte dall'amministrazione, ma non può rimanere chiusa all'interno dell'amministrazione. Perché le performance dell'AMA, di tutti i vari servizi che si dedicano alla pulizia della città, inevitabilmente sono moltiplicati dal tipo di consenso, dal tipo di attenzione che c'è nella città. Anche gli stessi lavoratori dell'AMA, anche le stesse strutture, devono essere profondamente rimotivati e spinti a sentirsi veramente la prima linea, all'avanguardia di una sfida che per Roma è una sfida epocale. Perché il problema sulla pulizia, il problema sulla decoro a Roma non è un problema di oggi, di questo mese, di questo anno, è un problema storico, è una sfida che
si in qualche modo moltiplica negli anni, che ha alcune radici strutturali. Le radici strutturali sono legate al fatto di come è costruita la città, che è una città molto dispersa, molto complicata, non è la stessa cosa ripulire il centro storico di Roma o affrontare, non so, il centro storico di Parigi o altre realtà di questo genere. Deriva anche da quello che è il modo con cui il cittadino vive la città, che spesso è un modo sbagliato, e quindi noi dobbiamo creare un clima che deve essere un clima di mobilitazione generale. Il senso di questa campagna è la mobilitazione generale. Dentro questa mobilitazione generale c'è ovviamente anche un grande sforzo di ristrutturazione, di rilancio industriale che i vertici del Lavo stanno conducendo in questi mesi insieme all'assessore e al dipartimento, però ci deve essere questo clima, cioè se tutti i romani insieme, sia quelli che stanno dentro l'amministrazione, sia quelli che stanno fuori l'amministrazione, non si mobilitano, in qualche modo non si spingono a vicenda a fare meglio, noi non usciamo fuori da questa situazione. Anche perché c'è un dato emulativo fondamentale che lo dobbiamo riuscire a correggere, dobbiamo riuscire a promuovere, perché fino a quando vedremo la strada che percorriamo o il nostro comportamento come qualcosa di altro da noi, fino a quando avremo l'idea che stare a casa nostra significa varcare la soglia e il portone del nostro appartamento, e poi quando siamo usciti da quella portone non siamo più a casa nostra e Roma non è casa nostra, ecco, fino a che tutta questa cosa non scappa in profondità, io credo che questa battaglia sarà un salto di leve per collocare Roma ai primi posti del decoro, della pulizia delle grandi capitali europee, non riusciamo a vincere. Quindi sicuramente l'AMA andrà avanti nella sua ristrutturazione industriale, migliorare le performance, sono pronti nuovi modelli industriali che saranno applicati all'inizio dell'anno prossimo, proprio per migliorare la raccolta e per renderla più efficiente, però è un problema di carattere generale, lo dice il sondaggio, lo dicono anche alcune verifiche, per cui sostanzialmente quando si pulisce una strada a Roma, questa strada si torna a essere sporca nella metà del tempo in cui questo avviene a Parigi o in altre capitali europee. Quindi sostanzialmente c'è un meccanismo proprio di attenzione e di coinvolgimento che deve essere fondamentale. Da qua partiamo, questo è il concetto su cui ci dobbiamo profondamente estendere. Allora, la campagna che oggi viene presentata è una sorta di cornice comunicativa dentro cui ci sono una serie di fatti concreti, di mobilitazioni concrete, di interventi concreti. Voi vi ricordate, per esempio, che lo scorso anno noi facevamo una modifica dei regolamenti cittadini per quanto riguarda la questione delle sanzioni. E contestate le sanzioni, molto è stato fatto, perché dal 2010 a oggi, da parte dei vigili urbani, dei vari verificatori, sono state elevate 9.348 sanzioni sul... Come? Non so cosa era, 128? Adesso, poi adesso non sono preparato a questo domanda. Le domande le facciamo dopo, mi scusi. Quindi noi abbiamo fatto una sfida, un salto di livello anche da questo punto di vista, però la sanzione deve essere un fatto, un'ulteriore spinta dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista del coinvolgimento, per fare in modo che ci sia il comportamento virtuoso. La interrompo un attimo, le faccio una domanda. Allora, decoro è una parola che comprende mille cose, ognuno di noi gli dà la sua accezione, c'è chi tiene di più magari al verde delle aiuole, chi tiene di più alla pulizia dei muri, ai rifiuti per strada, e naturalmente c'è anche un discorso legato alle affissioni. Ora, le affissioni noi abbiamo due tipi, abbiamo il discorso dei cartelloni e abbiamo il discorso dei manifesti, dei volantini e via dicendo. Ora, per quanto riguarda, io parlo sempre a livello personale, però mi sembra che in città, sul fronte, volantini, adesivi che trasformano i secchioni dell'immondizia in patchwork praticamente e via dicendo, mi sembra che si stia vedendo un risultato, ad esempio tutte quelle locandine biadesive che venivano attaccate sui semafori, sui pali della luce, soprattutto durante
l'estate, quando ci sono tante manifestazioni amministrative, devo dire che si è visto un netto calo. Sul fronte del discorso di cartelloni abusivi, ancora invece la situazione è largamente da affrontare. Però, guarda caso, perché? Sempre per un discorso di sanzioni. Proprio qualche tempo fa mi sembra che il Comune per la prima volta, nei confronti di coloro che applicano gli adesivi eccetera eccetera, sono partite delle denunce penali. Allora la domanda è: perché non si applica la stessa cosa anche per i cartelloni abusivi e si continua invece a gestirli solo sotto un aspetto amministrativo? Guarda, il punto è questo: sulla questione dei cartelloni abusivi sicuramente c'è qualcosa che non funziona. Io l'anno scorso ho chiesto aiuto addirittura alla Guardia di Finanza per creare un'inchiesta molto ampia da questo punto di vista, perché qui il problema non è solo quello di rimuovere il cartellone abusivo, che tra l'altro costa e quindi è limitata come numero, è proprio quello di sradicare questo fenomeno alle origini. Allora, dopo aver chiesto aiuto in vari contesti, abbiamo deciso di fare da soli. La settimana prossima sarà presentata una nuova struttura della Polizia Municipale che avrà, come già stato reso noto, un terzo vicecomandante e il primo compito che ho affidato a Antonio Di Maggio è quello di fare un'inchiesta dalla prima linea di quando si trova un cartone abusivo fino ai concessionari, a coloro che danno le loro pubblicità a persone che hanno compartenze fiscali, perché questa battaglia la dobbiamo sicuramente vincere. Cioè, questa è in qualche misura una storia diversa rispetto a quello che parliamo qua, perché qui i cittadini non c'entrano, non possono fare nulla, è un problema tutto nostro. Noi dobbiamo fare un'inchiesta per sradicare questo fenomeno, perché la mia impressione è che c'è presto, cioè un secondo nome, niente, sono le certezze, c'è un mercato parallelo delle affissioni abusive, che è una vera e propria organizzazione mafiosa che deve essere sradicata da questa città, quindi ci vuole un intervento di pulizia urbana molto forte e molto deciso, e il primo compito che ho affidato al nuovo vicecomandante è proprio questo, di fare chiarezza e di fare in modo che nessuno si possa permettere di mettere più un cartone abusivo, perché non gli conviene proprio, sia in termini di sanzioni penali, sia in termini di effettiva pubblicità. Quindi questo è un tema che dobbiamo risolvere, ma è un'altra storia. È importante, però mi preoccupa il fatto che lei dica delle parole molto, pesanti, nel senso, parliamo di una situazione parallela, di una realtà tra virgolette mafiosa, però non ha trovato sponde fuori dal comune per combattere questa battaglia. Non ho trovato sponde, forse perché viene sottovalutato, forse perché giustamente le corpi di polizia hanno cose più importanti da fare, forse perché ovviamente ci sono altri reati che vengono ritenuti più gravi, ce la dobbiamo fare in casa, e la polizia municipale proprio ha questo compito specifico e sarà codificato con un'inchiesta mirata, e la faremo, ciò cioè dobbiamo fare in casa. Io pensavo che affidandola alle forze dell'ordine dello Stato non si riuscita a risolvere, ma non si è riuscita a risolvere. Secondo me è un'inchiesta che farà emergere cose molto importanti e molto significative. Ripeto, il grado di presenza e il meccanismo ripetitivo di queste affissioni abusive nella città è veramente inquietante, e bisogna fare qualcosa di più per la semplice rimozione, perché sono stati rimossi talmente cartelli, tantissimi cartelli in questi anni, però noi abbiamo visto che però ogni cartello che noi rimuoviamo ne vengono fuori altri due, per cui da questo punto di vista bisogna veramente andare a rompere le mani a chi fa questi giochini, e questo vi posso garantire che nei prossimi mesi avverrà, perché ce lo facciamo in casa, visto che sono stati usati. Continuo sul discorso, perché questa è comunque un'altra storia che affronteremo anche nell'ambito di questo ragionamento. Io voglio sottolineare completare questo discorso. Noi abbiamo il problema delle sanzioni, il problema di una revisione dell'AMA, dobbiamo metterci al centro questa consapevolezza, quindi la campagna, quindi il volontariato. C'è un'enorme forza di comitati, di quartieri, di associazioni, in realtà, che debbono essere coordinati e mobilitati. Per questo abbiamo pensato di fare la fondazione
Insieme per Roma, è una fondazione che nasce all'esterno del comune, ma il comune ci entrerà appena possibile. È una fondazione che sostanzialmente serve a dare un riferimento costruttivo a tutte queste realtà. Io vorrei che ogni comitato di quartiere, oltre alla sua sacrosanta protesta per questo e per quello, che è sacrosanta, che ascoltiamo e cerchiamo di risolvere, facesse anche un meccanismo di mobilitazione dei suoi quartieri per andare a intervenire direttamente in forma di volontariato, per andare a sollecitare l'amministrazione laddove ci sono carenze ma con dati puntuali, in maniera tale che noi facciamo un salto di livello e soprattutto educhiamo i nostri figli e i giovani su questo versante, che c'è questa richiesta, c'è questo bisogno, ma gli dobbiamo dare gli sbocchi. Io credo che un ragazzo, o un cittadino, o una persona che ha pulito una strada la domenica, quella strada lì, quando il giorno dopo vede un altro tizio che butta la carta per terra, non pensa più che è un problema dell'ama, un problema, pensa che è anche un problema suo, e quindi reagisce anche da questo punto di vista. E questo è un dato che noi dobbiamo far entrare in profondità su tutti i diversi canali, ripeto, non per scaricare le nostre responsabilità, ma per lanciare una grande mobilitazione che spingerà in avanti anche l'amministrazione. La giornata della cortesia mi sembra un'iniziativa molto importante, il 4 dicembre sarà il primo banco di prova di questo volontariato, ma andremo avanti soprattutto all'interno delle scuole, perché deve essere un banco di prova di una cittadinanza attiva. Bisogna che, come dire a New York, ogni grande parco storico venga adottato da associazioni che gestiscono questa realtà. Se noi andiamo a New York, se noi non andiamo a Central Park, troviamo associazioni di volontariati, di cittadini che gestiscono quel parco, quella realtà. Questa fondazione di cui parliamo l'abbiamo copiata, l'analoga fondazione che esiste con la New York, che è una volontariato di, è una fondazione di volontariato civico, che è profondamente significativa. Quindi non è che dobbiamo scoprire l'acqua calda, dobbiamo imitare modelli che sono già fortemente presenti in altre città. Penso che tutto questo sarà veramente una nuova sfida che abbiamo di fronte e che dobbiamo riuscire a realizzare in termini molto compiuti. Perché vedete, e concludo, il dato fondamentale di una città complessa come Roma è quella di fare in modo che l'amministrazione, le società che derivano dal comune, possano sentirsi profondamente radicate, osservate, giudicate, sicuramente, criticate se necessario, ma si devono sentire profondamente parte di questa città, avanguardia di una sfida civile che noi dobbiamo vincere insieme. Grazie. Andiamo verso la conclusione, volevo però chiedere ancora qualche cosa, ad esempio all'assessore. Allora, questa campagna raggiunge i cittadini, li invita a partecipare, li invita, cerca di comunicare loro in tutte le maniere, abbiamo detto, no? Dal web, alla radio, alla televisione, alla cartellonistica stradale e via dicendo, ma contestualmente siete preparati o avete pensato anche a qualcosa per poi comunque avere il feedback, cioè il ritorno dei cittadini, cioè i cittadini che vogliono partecipare, segnalare, raccontare quello che va e quello che non va, a chi si rivolgono poi? Guarda, noi abbiamo già collaborato con, a me piace collaborare con persone ovviamente che non fanno sconti, perché sennò la sfida non è poi bella, insomma, quindi caratterialmente mi piace avere una sfida vera come amministrazione. Quindi abbiamo già collaborato noi con l'associazione Codici per quanto riguarda il numero verde per l'abbandono dei cani, che ha avuto un grande successo. Alla fine l'abbiamo prorogato e proprio in virtù di quello che hanno detto i cittadini in questi mesi, chiamando il call center, abbiamo modificato anche alcune cose del nostro ufficio diritti animali, e qui vorremmo fare la stessa cosa. L'associazione Codici si è presentato un progetto molto interessante sul decoro urbano che andremo a mettere in cantiere nei prossimi giorni, insomma, nei prossimi mesi, una volta spiegato, insomma, tutto il numero verde, abbiamo un numero verde, c'è un sito internet, c'è il numero per inviare SMS, MMS, tutto questo per poi, dopo un paio di mesi, verificare qual è la reazione anche del cittadino a una serie di cose importanti che noi stiamo facendo. Vedete, quello che diceva prima la Presidente Luca Lucarelli è importante, cioè il cittadino deve capire che rimuovere un automezzo abbandonato ha dei tempi tecnici, perché gli urbani devono prendere nuove targhe, vedere, fare una verifica e vedere di chi è, mandare a casa
una notifica, quindi intimando di rimuovere il veicolo entro 60 giorni, dopo se non risponde nessuno andiamo lì e facciamo la rimozione coatta. Tutto questo ha un tempo tecnico che non si può assolutamente abbreviare. Così questo numero verde serve anche a dare tutte le informazioni ai cittadini, proprio per rendere tutti i cittadini. Ovviamente abbiamo chiesto, lo vogliamo fare con un'associazione terza, proprio perché insomma non vogliamo sconti, vogliamo vedere alla fine, facendo un monitoraggio diciamo bimestrale di tutto il nostro lavoro come va. Ok, invece io volevo tornare a un'altra cosa che si è vista anche nel video. Finora mi sembra sia partita in due cantieri principali, che appunto il cantiere diventa quasi un punto di riferimento per i cittadini, perché spesso stanno lì così tanto tempo che diventa una parte della città. Noi ci vediamo a quel cantiere lì, non più a quell'angolo, a quella strada, ci vediamo a quel cantiere lì. Allora, adesso avete messo i primi contatempo e anche questa cartellonistica particolare sui cantieri. Come la estenderete e che cosa prevede eventualmente il progetto del futuro? Ecco qui, la questione del cantiere è un altro aspetto che volevo sottolineare, perché quando nasce in una zona, in un quartiere, un cantiere, quello diventa in qualche modo anche un problema di degrado complessivo, perché è come se quella ferita che viene fatta in un punto della città, perché bisogna fare un parcheggio, altro zoo, perché si sta costruendo un palazzo, diventa un po', diciamo così, la scusa per tralasciare quel pezzo di città, quel pezzo di quartiere. Caso emblematico, e non un caso del contatempo, abbiamo cominciato a farlo proprio lì, è Piazza Cavour. Piazza Cavour è una storia lunghissima che sfonda le dita in 5-6 anni, perché ci sono stati contenziosi dei tribunali, interventi del TAR, tutte le cose della burocrazia italiana, tutto si è scaricato su quel parcheggio. Quindi quella piazza è sempre stata uno dei cuori della città, si è dimostrata essere trasformata da allora in un luogo praticamente invivibile, praticamente difficile e brutto esteticamente, proprio davanti al Palazzo di Giustizia, eccetera. Allora, noi dobbiamo fare in modo che anche qui cantieri da un lato vengano proprio vissuti da tutti, non semplicemente come un momento di dimenticanza e di abbandono, ma come un atto di comprensione, di partecipazione di una città che si trasforma, per cui countdown, per cui dire quanti giorni mancano, le informazioni, le cartoline. Noi manderemo in ogni zona in cui nasce un quartiere la cartolina ad ogni abitante, la caricheremo a mano per dire perché è stato fatto questo cantiere, quanto durerà, se c'è un ritardo, perché è stato fatto il ritardo, in maniera tale che le persone siano consapevoli di diversi passaggi e magari anche premano un po' in termini di opinione pubblica, anche su chi poi mette i bastoni tra le ruote, perché poi se si blocca per un anno, per una qualche contenzioso, che questa o quell'amministrazione, magari non comunale, non risponde, bisogna anche essere specifici nel capire, nel sollecitare, nel far capire che quando si blocca un cantiere non è soltanto un problema magari di carattere legale, ma anche un problema di diritti della città. Quindi attenzione ai quartieri, grande monitoraggio, perché una città si deve continuamente trasformare, continuamente mantenere. Quando sul cantiere c'è un disagio, ma questo non diventa né fonte di rassegnazione né fonte di degrado. Un'altra cosa che è stata accennata prima dal Presidente Lucarelli è la questione delle facciate. La settimana prossima lanceremo insieme con la Camera di Commercio una grande campagna simile a quella fatta nel periodo del Giubileo per il recupero delle facciate private, che è un forte incentivo da vari punti di vista, perché non solo l'amministrazione pubblica con i suoi interventi sulle edifici pubblici, ma anche i privati abbiano interesse economico al rifacimento delle facciate, alla sistemazione delle facciate, quindi a collaborare a questa cosa. Quest'ultimo riferimento, che appunto rimanda a un'altra occasione, vuol dire che cosa? Che mentre questa campagna sarà in corso, giorno dopo giorno noi faremo una serie di fatti specifici, di mobilitazioni specifiche, proprio per coinvolgere tutti, ma, e concludo, è importante che questo esempio venga mutuato
da tutte quante le realtà, le istituzioni e le realtà che sono presenti in città, da parte delle associazioni di categoria, da parte delle grandi istituzioni, da parte non solo dei comitati di quartiere, ma anche delle associazioni più strutturate, perché ognuno deve fare un proprio pezzo. Facciamo una grande mobilitazione del singolo cittadino, ma anche di tutte le realtà che coinvolgono la società civile organizzata, perché insieme a queste varie realtà, pensiamo alle ambasciate, pensiamo a quello che ha fatto l'ambasciatore Turdi, che è venuto insieme con noi a pulire le scritte nel quartiere Trieste, le scritte murarie e altre cose. Tutte quante le istituzioni dobbiamo portarle a vincere questa sfida. Questa città appartiene a noi, non appartiene al mondo, quindi facciamo veramente una grande mobilitazione per fare in modo che non solo per il passato ma il presente sia veramente qualcosa di cui siamo profondamente fieri. Grazie. Allora, io volevo farle un'ultima domanda. Sindaco, prima lei ancora non era arrivato, stiamo parlando di decoro. Io sostenevo che, per carità, i dati dicono che sono state fatte molte più multe del passato, probabilmente il passato erano veramente poche, adesso ne sono state fatte alcune, ma secondo quanto mi sembra, mi appare anche dalle segnalazioni dei cittadini, comunque restano poche. Mi ha colpito però che durante il suo intervento l'assessore abbia specificato che la maggior parte di queste multe vengano effettuate dal nucleo decoro dei vigili urbani, che mi sembra siano 45 unità, poi ci sono gli accertatori dell'AMA. Però la cosa che mi colpisce, prima avevo visto c'era il comandante dei vigili, adesso non so se è ancora qui o è andato via, è che in realtà Roma conta su un corpo dei vigili urbani molto molto ampio, anche se sempre insufficiente rispetto alle esigenze, però comunque sono 6.000 uomini. Se i dati sono questi, è come se ogni vigile ha fatto una multa l'anno più o meno per il decoro. Cioè, come mai non si può, come dire, stimolare anche questo? Perché, per carità, so che fare le multe non è piacevole, non è neanche piacevole riceverle, per carità. Però si tiene molto d'occhio la multa per il discorso della viabilità. La multa per il decoro forse è anche quello, è un segnale importante, e a me sembra, come dire, che non ci sia la recezione da parte del corpo dei vigili urbani di questa situazione. Cioè, io un vigile che fa una multa a qualcuno per una cartaccia per terra e come dire, come giornale siamo in centro storico, lo vedo molto raramente. Sì, da questo punto di vista c'è complessivamente, ecco perché ho rimandato questo discorso all'evento che faremo proprio alla Polizia Municipale, un problema di risistemazione delle forze. Noi in questi, dobbiamo essere anche diciamo così chiari da questo punto di vista, noi in questi anni, abbiamo questi 3 anni e mezzo, abbiamo chiesto alla Polizia Municipale di fare molte cose, abbiamo chiesto di moltiplicare gli interventi sui campi nomadi abusivi, gli abbiamo chiesto di fare le operazioni sul decoro, gli abbiamo chiesto di fare interventi rispetto a quelle che possono essere situazioni della sicurezza, di impegnare sulla sicurezza, le ordinanze, l'antiprostituzione, cioè gli abbiamo chiesto tantissime cose. Ora, e tenete presente che secondo l'organico, non stabilito da noi, ma stabilito da quelli che sono i parametri nazionali e europei, i nostri vigili urbani sono circa 1.000 in meno di quelle che sono gli organici. Quindi da questo punto di vista c'è una forte tensione rispetto a quelle che sono le varie necessità, le varie urgenze. Io credo che sia necessario, per avere una attenzione più forte, impegnare non solo di più i vigili urbani, la polizia locale di Roma Capitale, ma sia necessario aumentare i verificatori esterni. Cioè, noi dobbiamo fare, come ci sono gli ausiliari del traffico, sempre più già ci stanno, ma dobbiamo moltiplicarli, dobbiamo fare e dare valore e possibilità di intervento degli ausiliari per l'ambiente, per il decoro, che possono intervenire, che possono fare la sanzione, eccetera. Non perché la polizia municipale non lo debba fare, lo deve fare, ma perché ci sia un esercito che si possa muovere fortemente da questo punto di vista. Però, ecco, il mio sogno è che nonostante questo esercito ci sia, non si moltiplichino per 1.000.000 le multe, ma che le multe diminuiscano perché cambiano i comportamenti, quindi serva più l'aspetto correttivo che non l'aspetto puramente sanzionatorio, perché sicuramente le multe ci aiutano a chiudere i bilanci, ma non è il tipo di entrata che ci piace di più. No, senza dubbio. E poi, come dire, voglio spezzare una lancia a favore dei romani, perché poi non sempre sono i romani, perché soprattutto nelle parti più turistiche, Roma è una città turistica
veramente ampissima in molte zone, parlo della zona magari del 17° municipio, e quindi la zona di San Pietro, Borgo e via dicendo, centro storico, primo municipio, non ne parliamo, d'estate quello che può essere il 13° municipio, spesso non sono i romani a sporcare. Io sotto la sede del Mezzazero c'è un viavai di stranieri incredibili, loro tranquillamente quando terminano il gelato piuttosto che la pizza pensano bene di poter gettare per terra, ma ci sono i cassonetti dei rifiuti, anche quelli piccoli in ghita, via dicendo. Però allora magari questo può essere un modo non per tartassare i romani, ma magari per tartassare chi Roma non la rispetta. E questo è un fatto che ci deve far riflettere molto bene, perché probabilmente quel turista nella sua città non si rischia di comportamenti che tiene a Roma. Allora questo dobbiamo fare in modo proprio di fare questo sforzo sinergico, perché anche il turista capisca sia in termini di sanzioni sia in termini di comportamenti che non è che venendo a Roma, diciamo così, può in qualche modo magari liberare tendenze e comportamenti che a casa propria non farebbe minimamente. Quindi anche questo ci deve far riflettere, che Roma è una città di 3 milioni di abitanti, ma che sappiamo che ogni giorno c'è 1 milione in più di persone, tra turisti e persone che vengono a lavorare a Roma, e tutte queste persone, non solo i romani, debbono avere veramente una grande spinta. Guardate, è un po' il vecchio discorso di Rudolfo Giuliani. Rudolfo Giuliani diceva, quando era sindaco di New York, se tu in un palazzo lasci un vetro rotto, spingerai sicuramente altre persone a rompere gli altri vetri, se ce n'è uno rompa anche gli altri. Se tu invece intervieni subito a sistemare quel vetro, tutti quanti saranno più attenti a rispettare. Dobbiamo creare noi amministrazioni innanzitutto, ma tutti i cittadini questo centro di scuola. Io per chiudere volevo soltanto rivedere in maniera anche, come dire, augurale per l'ultima volta lo spot, quello video che devo dire che è quello che mi piace di più, lo spot numero 3. Ce lo rivediamo e chiudiamo qui questa prima parte della sezione, anche perché abbiamo cominciato un po' in ritardo e dobbiamo quindi chiudere, non è che va il telegiornale, però poco ci manca. E vediamolo adesso e poi proseguiamo.